Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti a questo episodio di Good Morning Lazio. Oggi voglio parlare di un paio di cose secondo me importanti, ma prima di iniziare la puntata di oggi permettetemi di dirvi due cose. La prima è che questo è il primo video che registro con il nuovo microfono professionista che ho comprato grazie al vostro sostegno. E quindi ditemi se oggi l'audio arriva meglio e cercherò di regolare un po' le cose che stavo facendo, vediamo se riusciamo a migliorare anche dal punto di vista dell'audio. Del resto questo dovrebbe essere un microfono professionale, quindi l'audio dovrebbe di conseguenza migliorare. L'ho comprato grazie alle promozioni Amazon di primavera, sconto del 20%. Per cui sono riuscito a risparmiare qualcosina, ve lo dico perché nei link in descrizione trovate i vari link ai miei prodotti su Amazon. Sono affiliato a Amazon, potete comprare i prodotti oggi in forte sconto e se lo fate attraverso i link, essendo affiliato, io prendo una commissione, a voi non costa nulla, però aiutate ancora alla crescita del canale e in generale se dovete comprare qualcosa da Amazon, se andate dai link sotto, mi aiutate, mi sostenete il canale senza che vi costi un centesimo in più, per cui grazie se vorrete supportare il canale. Ovviamente però non voglio fare questo video su Amazon e il microfono nuovo perché ieri c'è stata la seconda sessione di allenamento guidata da Igor Tudor, il nuovo allenatore biancoceleste. Anche ieri ha sostenuto un doppio allenamento a Formello, un doppio allenamento che ha visto la conferma del 4-2-1, schema quindi che cambierà radicalmente la Lazio. Gli 11 erano praticamente sempre quelli, anche perché fra infortuni Patrick e Rovella sono ancora out e i nazionali, Guendouzi, Vecino, Zaccagni, eccetera. Tutto sommato i giocatori, i titolari sono quelli. Ecco, c'è da dire una cosa importante perché nel 3-4-2-1 il titolare, almeno quello che è partito titolare nella prima partitella in famiglia, è stato Tati Castellanos. Adesso, questo non significa che per Igor Tudor Castellanos è il titolare, ma ha un significato diverso, ovvero che se prima Immobile era il titolare e Castellanos era la riserva, adesso con Igor Tudor anche loro partono alla pari, non c'è una riserva e non c'è il titolare, dovranno guadagnarsi il posto in allenamento e poi nelle partite ufficiali. Però il fatto che Castellanos sia partito titolare nella prima amichevole in famiglia, eccetera, è sicuramente un segnale, un dato di fatto importante che resetta un po' tutte le gerarchie. Questo non significa che Ciro Immobile è stato retrocesso, ma che Ciro, come tutti gli altri, dovranno guadagnarsi il posto da titolare. E secondo me è anche un buon segnale perché, attenzione, Ciro era un giocatore, secondo me, particolare, uno dei grandi pregi di Immobile è che ogni anno Immobile lavorava per migliorare qualcosa. Però succede che quando sei titolare inamovibile, un po' le motivazioni scendono, magari ti senti comunque titolare e ti impegni un po' di meno. Ecco, resettando tutto, tutti si devono guadagnare il posto da titolare in campo, anche lo stesso Ciro Immobile, quindi questo può far bene non solo alla Lazio in generale, ma anche ai giocatori, ai senatori, chiamiamoli così, che quest'anno i numeri ci hanno dimostrato che non hanno assolutamente reso come in passato. E quindi vedremo chi la spunterà su questo ruolo per il centravanti, se Tati Castellanos o Ciro Immobile. Io credo che Tudor non abbia deciso e sarebbe stupido decidere già adesso chi sarà titolare. Ci sono 2 settimane per decidere chi partirà dal primo minuto contro la Juventus, che è una partita già importantissima per i biancocelesti e soprattutto per Tudor per valutare la rosa e chi deve restare alla Lazio l'anno prossimo, chi invece può partire. C'è un'altra cosa che voglio dirvi ed è il fatto che dopo l'allenamento Igor Tudor si è fermato a parlare con Luis Alberto. Secondo alcuni, il messaggio di Tudor al numero 10 biancoceleste è: da oggi in poi non ci sono gerarchie, tutti si devono conquistare il posto da titolare, tutti hanno la chance di giocare. Quindi messaggio a Luis Alberto. Io credo che invece il messaggio recapitato da Tudor a Luis Alberto e al resto del gruppo sia diverso. Su Luis Alberto, secondo me, il primo messaggio è il ruolo. Negli ultimi anni, a partire dagli ultimi anni di Simone Inzaghi, Luis Alberto ha giocato centrocampista, no?
Dopo l'anno dell'esplosione, seconda punta vicino a Cinemobile, Luis Alberto è passato a fare il ruolo di Lucas Biglia, no? Nella Lazio di Inzaghi era così. Ecco, secondo me, con Igor Tudor invece Luis Alberto tornerà a fare il trequartista, la seconda punta, come volete chiamarla voi. Perché, secondo me, ed è quello che Luis Alberto, ed è quello che Igor Tudor ha detto a Luis Alberto ieri, fisicamente non può giocare in quel ruolo con Igor Tudor perché Tudor chiede ai centrali centrocampo un lavoro più dispendioso in fase difensiva, marcatura uomo, correre molto di più, cosa che non è nelle corde dello spagnolo. Invece, messo là come trequartista, Luis Alberto può essere ancora più decisivo. Io ho sempre detto che Milinkovic Savic diventa sempre più forte più si avvicina alla porta avversaria. Ecco. Vediamo se con Luis Alberto va così. Secondo me, Luis Alberto nel calcio di Tudor è l'unico ruolo dove può giocare veramente bene. Il problema è che là, nel ruolo di trequartista o seconda punta, ci sarà tanta competizione perché può giocarci Luis Alberto, ma può giocarci anche Kamada, può giocarci Zaccagni, Felipe Anderson, Isaacsen, Pedro. Insomma, vedete che i posti sono due, però. Quelli che possono giocare in quel ruolo sono tanti, perché sono gli ex esterni di Sarri più Luis Alberto e Kamada. E quindi Igor Tudor avrà detto a Luis Alberto: io ti vedo solamente in questo ruolo, però fa attenzione perché la competizione è altissima in questo ruolo e quindi preparati perché dovrai sudare per guadagnarti il posto da titolare. L'altro ieri ha parlato con Kamada, ieri ha parlato con Luis Alberto. Mi sembra anche questo un segnale molto importante che noto che molti hanno sottovalutato. Una grande differenza, secondo me, rispetto a Maurizio Sarri. L'ha detto anche Isaacsen, no? Sarri era uno che parlava pochissimo ai ragazzi, parlava soprattutto di tattica. Invece mi sembra che Tudor, ma in generale gli allenatori di nuova generazione, chiamiamola così, vogliono stabilire un rapporto con i propri calciatori. Questo non significa che c'è l'autogestione o Luis Alberto va da Tudor e dice no, dobbiamo giocare così, eccetera. No, Tudor, e l'abbiamo visto a Verona, Marsiglia, eccetera, è uno che impone le proprie idee, però vuole anche spiegarle, avere il confronto con i calciatori, vuole avvisarli e dargli le formazioni giuste. Per cui stiamo vedendo un Tudor che comunica con i calciatori, cosa che in 2 anni e 3 quarti di Sarri non abbiamo praticamente mai visto. Era più Martuscello, il secondo di Inzaghi, a comunicare con con i giocatori. Sarri era un po' disparte. Invece Tudor vuole comunicare con i calciatori anche per, secondo me, leggere un po' la testa dei calciatori, capire perché quest'anno Kamada, Luis Alberto, eccetera, eccetera, hanno fatto così male. Vedere se c'è qualcosa dentro di loro che si è spento, tra virgolette, o era semplicemente un momento negativo, la Champions League ha troppe energie, eccetera. Ecco, secondo me questo comunicare con i calciatori è molto importante. Ripeto, non vi aspettate che Tudor passi a 4-3 perché gliel'ha detto Luis Alberto o switch al 3-5-2, eccetera. Tudor comunicherà dicendo le regole, eccetera, pretendendo rispetto, però comunicherà per esempio a Luis Alberto che domenica non giochi perché ho scelto così, mentre ce lo ricordiamo. Con Maurizio Sarri, Pellegrini è stato mesi in panchina senza che Sarri gli spiegasse il motivo, discorso simile per Cataldi. Sarri aveva l'idea in mente, e allenava e però non comunicava ai giocatori il motivo di alcune scelte. Invece Tudor, secondo me, lo farà, vorrà un rapporto schietto, onesto con i calciatori, ci sarà comunicazione, ovviamente comunicazione, ma Tudor rimane allenatore, quello che prende le decisioni. I giocatori possono però sicuramente comunicare i stati d'animo, eccetera. E questo potrebbe essere una svolta importante all'interno del gruppo Lazio per magari provare a cambiare un po' rotta, insomma, un po' come succedeva con Simone Inzaghi, dove i calciatori comunicavano con l'allenatore, mentre con Sarri la comunicazione era praticamente inesistente. Attenzione, Inzaghi spesso quasi si comportava da calciatore con i calciatori. E questo, secondo me, ha portato in alcune situazioni a un po' di autogestione, a un po' permettere a Luis Alberto di fare quello che volesse, a Ciro Immobile di sentirsi superiore agli altri in certi casi, eccetera. Ecco, con Tudor questo, secondo me, non succederà. Sicuramente Tudor è aperto al dialogo, ma le gerarchie saranno chiare, i ruoli saranno chiarissimi dall'inizio, però anche così, secondo me, la comunicazione è sempre positiva.
è sempre un vantaggio. Vediamo che frutti porterà in campo per la Lazio che, ripeto, fra 2 settimane si riparte con la Juventus, partita che la Lazio deve, non dico vincere per la Champions, perché secondo me è impossibile, però dare un segnale di reazione importante con il nuovo allenatore e con il nuovo modulo. Ovviamente questo è il mio giudizio. Voi che ne dite? Scrivete un commento qua sotto e soprattutto ditemi se l'audio secondo voi è migliore e noi ci ritroviamo alle 2 sul canale YouTube e su Facebook con un nuovo video. Invece sul podcast torniamo domani mattina alle 8. Ciao ragazzi, grazie ancora.